Cordiale buonasera amici sportivi di Radio Handball Italia e di TRC Sport. Si gioca questa sera la quarta giornata di ritorno ed è una gara clima da derby, perché si gioca fra Bologna United, la capolista fino a questo momento del girone B che ha preso il largo nelle ultime giornate, e il Romagna Handball di Domenico Tassinari, una squadra che ovviamente dai nobili natali che ha scelto in questa stagione di ripartire da capo per poter programmare il futuro, un dei più classici testa coda in questo match che vedrà in questo momento in campo Bologna con i seguenti sette. In porta c'è Michele Rossi, eroe delle ultime giornate, Sebastiano Garau il capitano e Luca Cimatti saranno gli leali titolari, gli esterni Tomislav Bosniak, Luca Argentin e dovrebbe esserci proprio Giacomo Savini recuperato in extremis, il pivot è Lorenzo Pedretti. Il Romagna invece schiera Sami in porta al posto di Martelli. In Romagna gioca con Rotaru, Chiarini e Tassinari sulle corsie centrali esterne, Minoccheri e Andalò sono le ali, il numero 3 dal fiume invece parte in posizione di pivot. Buonasera da Enrico Bonzanini, ci coadiuverà anche Gianfranco Santolero, buonasera. Una buonasera a tutti quanti, un saluto anche da me Gianfranco Santolero. Per quel che riguarda gli aggiornamenti daremo sugli altri campi che in questo momento stanno giocando o hanno giocato. Diamo invece il via alla cronaca della diretta. Eh sì Gianfranco, perché ci sono risultati interessanti in questa quarta giornata di ritorno. Bologna potrà beneficiare di un calendario tutto sommato amico, sarà l'ultima partita questa dell'anno solare 2017, sarebbe fondamentale concluderlo con una vittoria, fondamentale sarà altrettanto l'approccio. Chiarini subito con Rotaru, prova a giocare questa prima palla del match, Tassinari, attenzione all'uno contro uno, Fabrizio Tassinari, la parata di Rossi, ma c'è subito un 7 metri per il Romagna. Non benissimo la difesa di Bologna in questa prima azione, è bastato un movimento da parte di Fabrizio Tassinari, che resta uno dei migliori centrali del campionato italiano, per mandare in tilt la difesa. Tassinari contro Rossi, para subito Michele Rossi,
ha già iniziato alla grande Michele Rossi con un rigore parato. Dall'altra parte la seconda fase di Bologna con Savini che va a concludere sotto regime di passi. C'è un fischio, 9 metri. Gianfranco, benissimo Rossi. Assolutamente magistrale. È stata una di quelle prese che dà soddisfazione agli occhi, come si dice, e questo è stato sottolineato da un bel boato del pubblico che anche in questa occasione si è recato qui al Palasport. Ancora l'azione prosegue sempre con Savini che va a segnare il secondo gol. Primo gol del match è di Giacomo Savini, che porta in vantaggio Bologna sul 1-0. Rossi para, Savini segna. Buon inizio da parte di Bologna, che oggi prova ad esorcizzare anche la maglia rossoblu indossata soltanto a Carpi nell'unica fino a questo momento sconfitta stagionale dei rossoblu. Per il resto solo partite in maglia bianca. Perde palla in Romagna, non si capisce quale sia stato il fischio, forse un tocco col piede da parte di Savini dal fiume per Tassinari che va da Chiarini, ancora dal fiume, passa da Rotaru. Attenzione a questo giocatore particolarmente interessante, Tassinari, Rotaru, la murata di capitano, di capitan Garau. E Garau è uno dei tanti giocatori che si stanno mettendo particolarmente in luce in questo girone d'andata, un campionato fino a questo momento altamente positivo per tanti giocatori, praticamente tutti, ora che l'organizzazione tattica di Bologna sembra andare a meraviglia. Chiarini, Rotaru, scambia ancora con Chiarini, si prova a giocare sul filo, l'azione molto prolungata e Domenico Tassinari non è contento, vorrebbe anche il coinvolgimento delle ali, passivo per Romagna, Tassinari, brutto tentativo di Tassinari, poi Rotaru prova ad andare alla conclusione, tutto chiuso, palla persa, vediamo se prova a ripartire Bologna velocemente, ignorato Cimatti, vogliono giocare pallone agli esterni, Savini per Bosniak, Bosniak, rete di Tomislav Bosniak. E noi, caro Gianfranco, abbiamo visto un Bosniak a due facce, quello di inizio stagione e quello di adesso, che è assolutamente immarcabile. Assolutamente sì, lo diciamo penso in qualche diretta fa, abbiamo avuto veramente due facce, situazioni che infatti ci stavamo guardando sommessamente in alcuni casi, poi a un certo punto invece si vede, adesso ultimamente nelle ultime due partite in particolar modo, si è messo in luce in una maniera stupenda e ho visto delle giocate che mi ricordavo qualche anno fa da qualche altra parte, veramente imprendibile. Tassinari prova a manovrare il Romagna, 2-0 per Bologna in questo avvio, Rotaru, bella la giocata, commette passi Rotaru, può ripartire Bologna con Bosniak che rifiuta il lancio, gioca invece una seconda fase intelligente, Argentin, la palla per Bosniak, brutta palla di Argentin che chiede scusa, non c'è nervosismo in squadra, questo è un bel vedere Gianfranco. Assolutamente sì, dà un piacere agli occhi come diciamo poco fa, devo dire che in questo momento sto notando il Romagna che cerca di entrare più volte e il Rotaru, se ho capito bene, ma mi sembra veramente un ottimo elemento. Eh sì, Rotaru Chiarini sono due giocatori molto giovani ma di grande e sicuro avvenire, due ottime prese per Domenico Tassinari. Chiarini, la palla per Minoccheri scala su Rotaru, bella rotazione in questo caso della Romagna e Tassinari prova ad andare al tiro, manca la porta, vediamo se c'è spazio per il contropiede, non controlla Cimatti e qui peccato perché l'intuizione di Rossi era stata corretta. Tra l'altro Gianfranco, oggi intanto seguiamo la seconda fase di Romagna, molto buona in questo caso, para Rossi, una parata straordinaria di Rossi che poi chiede scusa a Cimatti. Bologna ha iniziato in maniera ermetica questa partita, Bosniak va dentro da solo, gol di Bosniak, sta massacrando la difesa del Romagna, Tommy Bosniak. Dicevamo Gianfranco in tribuna, oggi c'è Giulio Nardo, lungo stop per lui, ma resta comunque un elemento cardine della squadra. Guarda, mi fa piacere che tu lo abbia notato, perché una delle cose che a me piace di questa squadra è che oltre a essere squadra sul parterre, ci sono cose che sicuramente possono far piacere. È quella di vedere un ragazzo come Nardo, che ha appena subito un intervento ed è già qui con i colori della maglia addosso, è bellissimo, bellissimo davvero. C'è giallo intanto per Argentina, c'è un finale però clamoroso Gianfranco, tu sei l'uomo dei punteggi.
Carpi sì. ha battuto il Teramo. Ah, esatto, esatto. Carpi batte Teramo 27-26 da quello che io vedo. Sì, clamoroso, clamoroso davvero questo risultato. Seconda vittoria consecutiva per Carpi. Per Teramo invece un'altra sconfitta dopo quella di Bologna. Sia Teramo che Cingoli paiono attendere nel fare lo scatto definitivo verso l'alta classifica. Occasione ghiotta per l'Oriago questa sera, impegnato a Tavernelle. Rotaro, altro passi da parte di Tassinari, c'è lo spazio per la ripartenza ma l'arbitro fa ripartire, peccato perché questo poteva essere un ottimo contropiede. Va ad impeciarsi le mani Jack Savini, ma la partita è iniziata molto bene per Bologna. Romagna pare non aver ancora preso le misure alla capolista Argentin. La palla per Bosniak, posizione di centrale Argentin. Savini, Argentina ancora, lo scambio fra i due, Savini, palla per Bosniak, fermato molto bene in questo caso da Rotaru, che come facevi notare tu Giancarlo è ottimo elemento di questo Romagna. Bosniak, la palla per Savini, Argentin, scambiano i due, Bosniak cerca uno spazio, serve Argentin, bravo a scalare dalle parti di Cimatti, splendida questa azione, Cimatti mette dentro un gran gol, primo gol della sua partita per Luca Cimatti. Maglia numero 24 per lui, 4-0 per Bologna, che avvio di gara Gianfranco. Mamma mia, con stelle e strisce, devo dire che si muove molto bene. Io volevo dire solamente una parola per Cimatti, perché devo dire che il ragazzo è meraviglioso da questo punto di vista, perché ha avuto dei momenti nei quali poverino non riusciva a venire fuori da un non gol, non so come dire, mentre invece ultimamente sta dando una mano alla squadra, è sempre presente, umilmente, tranquillamente, molto giovane peraltro. Luca Cimatti è da sottolineare. C'è il gol di Chiarini, primo gol del Romagna che accorcia le distanze sul 4-1. Rossi ha intuito senza sporcare definitivamente la parabola del pallone. Savini per Argentin, ancora Savini, Bosniak, buona questa circolazione del pallone tra gli esterni del Bologna. Bosniak cerca di trovare lo spazio, smarca Savini, meravigliosa questa azione Gianfranco. Assolutamente bella, ma il Romagna pare non sia pervenuto per adesso, non lo vedo reagire, non vedo una reazione che insomma dovrebbe arrivare, dai. Guarda, io ho notato una cosa nel Bologna, sorrisi e soprattutto gioco facile, questa è la capolista di questo momento che vuole cogliere la quinta vittoria consecutiva, e Romagna di contro si trova di fronte a una squadra che attualmente sta mettendo in campo sicuramente la miglior pallamano del girone B. Assolutamente sì, sono proprio d'accordo. Dunque riparte il Romagna, Chiarini, palla per Rotaru, Rotaru viene murato da Pedretti che blinda la difesa, nono minuto di gioco, 5-1 per Bologna. Grande pallamano qui al palazzetto di Castenaso, il pubblico continua ad arrivare e si gusterà una gran bella partita, il derby fra Bologna e Romagna. Molto bravo qui Chiarini, scompare nella difesa Chiarini e va a perforare Rossi, 5-2. Savini per Bosniak, bella palla dentro per Pedretti che manca la porta, era una gran palla questa di Bosniak, peccato che Pedretti non abbia inquadrato lo specchio della porta. Ci dicono dalla regia che si sentivano molto bene, dovrebbe sentirsi meglio in questa maniera. Ok, allora dicevamo, ancora azione veloce verso la porta del Romagna, fuori misura di poco, un'azione veloce di Bosniak. Sì, qui è andata a forzare Bosniak, non c'è fischio da parte degli arbitri, il tentativo di contropiede del Romagna, bella palla per Andalò che va a colpire per il 5-3, meno 2 Romagna, contro break di 2-0, segna Andalò. E questa è un'azione da evitare, Bologna deve giocare bene la pallamano ragionata, dopo un grande avvio non deve perdere la brocca, perché il Romagna sarà squadra giovane, comunque una squadra talentuosa, capace di ricucire e soprattutto capace di fare brutti scherzi, ne sa qualcosa il Teramo in casa, che dopo aver perso con Romagna oggi è andata a perdere anche a Carpi. Bosniak per Argentin, l'uno contro uno, Argentin, che parata da parte di Martelli, raccoglie il pallone Garau e c'è il 2 minuti per Minocari per il braccio al collo. Giusta questa indicazione da parte dell'arbitro, perché poteva prendere il petto e invece ha preso il collo. Esatto, ci stava tutta, non vedo nulla di particolare. Ecco, dovrebbe riprendere, infatti sì,
dal lato per Bosniak, la manovra sempre davanti alla porta del Romagna. Argentin, Bosniak, Bosniak prova ad entrare su Savini, eccolo, lato, Cimatti, e va dentro Cimatti. Stasera l'ho detto, Cimatti è una di quelle sere che si vede poi subito se va o non va, parrebbe di sì. Ma Bologna ha iniziato benissimo nel gioco piazzato, grande scalata qui che va a premiare Cimatti, undicesimo minuto del primo tempo, 6 per chi difende Bologna, 3 per chi attacca Romagna. Tassinari, Chiarini, cerca Rotaru, ancora Chiarini, non sa che fare, perde male la palla, prova a ripartire Rossi con un pallone per Cimatti, qui c'è stato il tocco sul pallone da parte di Rotaru, cartellino giallo per Rotaru, ma mani che non hanno retto al contrasto di Luca Cimatti, era da solo davanti al portiere, pronto Racalbuto ma pronto anche Gherardi ad entrare in campo e vedremo al posto che sarà, 7 metri intanto per Bologna con Seba Garau che è già arrivato sul punto di battuta. Garau contro Martelli, Garau una finta, non si muove il portiere e Garau mette dentro il primo rigore della partita per Bologna, 7-3, dopo il 5-1 si torna sul massimo vantaggio per Bologna, Gianfranco. Sì, lo abbiamo fin detto fin dall'inizio, c'è un'aria, mi piaceva il fatto che tu l'abbia notato poco fa, si sorride in campo, cioè c'è uno scambio tranquillo e questa è la cosa più bella quando si vedono queste partite con questa aria. 7-3 in questo momento, Bosniak prova ad entrare, la mette sul lato, Garau e il capitano mette un altro tacchettino di fianco al suo nome. Questa squadra in questo momento ha un'armonia veramente splendida, grande palla di Bosniak per Garau, i due hanno fatto grande spettacolo con un paio di volanti nelle ultime settimane, fuori nel Bologna Argentin, dentro Garau non era il meglio, fuori dentro Gherardi non era il meglio Argentin, Chiarini per Rotaru, si intendono male i due, prova a ripartire Bologna, non ha spazio per un'azione veloce, decide di ragionare mentre stiamo raggiungendo la metà del primo tempo. Gherardi, palla per Savini chiama Bosniak alla ricezione, Bosniak finta il passaggio veloce per Gherardi, poi vuole pensarci su, Garau riceve il pallone da Gherardi, scambio fra i due, Bosniak vuole ragionare Bologna questa azione, Savini per Gherardi, ancora Bosniak, palla per Savini, scambi continui fra gli esterni, che palla che voleva dare Bosniak, sarebbe stato un no look, ma quando stai bene provi a tentare anche qualcosa in più, l'errore da parte di Bosniak, la ripartenza del Romagna, Chiarini prova a buttarsi in area, c'è il passi e 9 metri, giallo per Gherardi, secondo giallo del match per Bologna, pronto dal fiume ad andare a battere, Chiarini, Tassinari scambia con Rotaru, non c'è ancora intesa fra gli esterni del Romagna, Rotaru prova ad andare via benissimo in difesa Garau e poi non riesce a tenere in campo il pallone Bosniak nonostante il tuffo, la grande parata di Michele Rossi, portiere che continua a viaggiare su grandi medie prestazionali e un bel messaggio anche per Riccardo Trillini. Sì, penso proprio di sì. Penso proprio che sei in ascolto, possiamo dirgli che sta andando bene. Esce in questo momento Bosniak per dare il cambio a un Racalbuto con il numero 13 che va a prendere il posto sull'ala. Dovrebbe riniziare una pulizia veloce del parquet. Un parquet anche molto bello, devo dire la verità, questo di Castenaso. Devo dire, è un piacere metterci i piedini sopra, come si dice. Gioco ancora fermo, in campo lo spazzolone per asciugare le chiazze di umido. Intanto andiamo approfittando della sosta anche a dare risultati dagli altri campi. Allora, oltre agli altri campi, che volevo salutare il presidentissimo che in questo momento abbiamo visto che si è collegato da dove si trova, per cui lo salutiamo caldamente. Salutiamo Gianni Salvatori, ma rientriamo in cronaca prima di dare i risultati con Tassinari che va a provare la penetrazione, commette passi, vediamo se c'è spazio per la ripartenza, Cimatti prova a far tutto da solo e mette dentro un gol pazzesco, Cimatti allontanandosi dalla porta,
terzo gol di Cimatti, che diventa Gianfranco capocannoniere di questa partita. Ma guarda, io sono felicissimo perché Luca lo conosco da sempre ed è stato un ragazzo che ci ha messo veramente l'anima, non molla una volta, si allena con una costanza paurosa, con un'attenzione meticolosa, e poi questo è bello vedere questi risultati. Assolutamente sì, Tassinari prova a fare tutto da solo, viene fermato, c'è il 7 metri per il Romagna, ancora, anzi no, Tassinari lascia a Rotaru il compito di andare sulla tacca dei 7 metri. Rotaru contro Michele Rossi, 9 per Bologna, 3 per Romagna, siamo sul massimo vantaggio. Palo di Rotaru, attenzione che Romagna resta in possesso di palla, sbaglia il rigore Rotaru. Ancora per il neoentrato Fabrizio Folli, che va in posizione di ala. Esce Rotaru e va in campo Boukris. Folli per Boukris. Ancora Chiarini, sempre Boukris. Circolazione del pallone. Tassinari va a minacciare il tiro, poi la circolazione, ancora Chiarini, non ci sono spazi, passivo chiamata Romagna, bella palla in ala, non può attaccare Fabrizio Folli, bravo Racalbuto con la difesa, Folli para Rossi senza problemi, tiro fioco, il recupero da parte di Garau che poi prova a lanciarsi in contropiede, pretenzioso in questo caso il lancio di Rossi, non poteva arrivarci Sebastiano Garau, qui l'errore da parte di Michele Rossi. Tassinari per Chiarini, bella palla dentro per il pivot e in questo caso viene chiamato il 7 metri ancora per Romagna, ma Gherardi non è convintissimo della chiamata, vediamo chi andrà al tiro, dentro Santolero, fuori Pedretti, cambia qualcosa anche Bologna in difesa, ha bisogno di sostanza, fuori Rossi, dentro Leban. Dopo due rigori sbagliati Beppe Tedesco decide di cambiare il portiere. Dopo due rigori sbagliati da Romagna, ovviamente, Rossi lascia il posto a Leban, provando a scaldare anche l'altro portiere di Bologna. Cambia anche il rigorista di Romagna. Va Fabrizio Folli, la finta. Leban! Para Leban! È assolutamente maledetta la porta per il Romagna, gioco fermo. Savini, la palla per Cimatti, gli scivola, non ci credo. Peccato, peccato perché questo poteva essere il 10-3, ma che disattenzione da parte del Romagna dai 7, che continua a sbagliare, ma bravi anche i portieri, Gianfranco. Assolutamente, poi devo dire questa volta quella porta lì, in particolare quella del lato sinistro, la chiave deve essere assolutamente difficile da trovare, ci prova, ci stava provando il pivot di infilare la porta, non ci riesce su un passaggio che gli arrivava dal dottor Gherardi, adesso gli passa, si passano la palla con Savini, Racalbuto di nuovo, schema che si apre, Gherardi è dentro e segna il numero 10, il numero 10 è tutto su. Gherardi a mettere dentro il primo gol della sua partita, lui che è un ex, sente molto questa gara, ma si muove male la difesa di Bologna, para Rossi, ma c'è il gioco fermo? Anzi, non era neanche ripreso. Viene chiamato il time out da Tassinari. Io non ho sinceramente capito nulla, perché il Romagna è partito, ha parato Rossi, ma poi c'è stata la chiamata. In campo anche Matteo Tedesco. A parte Savini e Rossi, Bologna ha già cambiato tutti gli effettivi. Avere una rosa così qualitativamente ampia, probabilmente il girone B solo Beppe Tedesco può permetterselo. Sì, può permettersela solo lui, e in particolare poi bisogna anche saperla gestire come situazione, quindi tanto uno chapeau enorme a questo dirigente, perché veramente non è facile con una rosa come questa, cioè certe volte per assurdo avere così è un problema, perché insomma tutti vorrebbero poi giocare, quindi novità dai campi, hai visto qualcosa che ti è... Sì, dai campi ci sono quasi tutti i finali in attesa che inizi Tavarnello e Oriago, partita che ovviamente interessa molto a Bologna, vince Albatro, perde Albatro in casa con Conversano 20-24, vince Gaeta 28-27 contro Benevento, vince Cassano Magnago a Trieste, questa è una delle prime sorprese della giornata, vince il Cingoli 34-22 ampiamente su Modena, vince Ragusa, vince Noci
36-20 con Ragusa e poi mezzo Corona perde in casa con Lappiano per 22-23, pareggio fra Bolzano e Bressanone nel derby Alto Atesino, e questa è una delle sorprese di giornata. Vince il Fasano in casa con il Fondi 33-25 mantenendo la vetta. Malo va a perdere a Merano, perde in casa col Merano 27-31. Il Carpi batte il Teramo per 27-26. Si sta giocando Molteno-Pressano. Il palo di Chiarini, può ripartire Bologna. Corra Calbuto. Fuori anche Savini, dentro Bonassi. Gherardi va a mettere dentro un gran gol. Grande giocata di Gherardi. E adesso coach Beppe Tedesco opta per un cambio volante. Fuori Cimatti in difesa, dentro Seba Garau. Ormai è inutile ricordarlo, 11-3 per Bologna, Garau un giocatore che fisicamente è un'ala europea. Assolutamente un'ala europea, a parte che, ecco, diciamo che lui a me è rimasto in una maniera tremenda nella testa per quelli che sono quei gol volanti che sa fare. Io devo dire, sono delle emozioni, io vado con le emozioni, tu sai, vedo la pallamano con la passione di una persona che non ha mai giocato a pallamano, però a cui l'interesse di questa specialità nasce dall'energia che tira fuori, e devo dire che è una persona che riesce a fare dei gol pazzeschi. Molto bello invece questo di Racalbuto, grande. Questo, Gianni, è un super gol da parte di Racalbuto. Si butta dentro dritto per dritto e poi, cadendo, lascia partire un fendente che non dà scampo a Sami. 12-3, che mazzata per il Romagna. Bologna ha iniziato con la concentrazione della squadra feroce questa gara. Chiarini, la palla per Tassinari. Prova la circolazione del pallone, tocca anche questa palla Matteo Tedesco. Veramente è un Bologna apprezzabilissimo. Manca solo Mula per completare la rotazione completa della squadra. Chiarini, la palla per il numero 24 Bocris. Perde palla a Romagna, ancora una volta Gian Maria Racalbuto fa ripartire la squadra. Che giocata di Gherardi per Santolero! Super gol Bologna! Super gol Bologna! Gherardi, senza guardare, inno look, finta il passaggio all'esterno, vede Santolero, lo serve, grande gol. Questo è grande pallamano. Mamma mia, e queste sono quelle emozioni di cui ti dicevo prima. Quando ci sono queste emozioni che ti riempiono l'anima e anche gli occhi, questa è la cosa più bella da vedere. Il Romagna in questo momento invece sta tornando dall'altra parte per cercare di avvicinarsi, va sull'ala, sul Tassinari sul numero 8, prova la penetrazione, viene fermato dalla difesa del Bologna che regge. Anche in questo caso lotta davanti alla difesa, una ammonizione mi pare di aver visto, ma c'è grande energia lì davanti. Bonassi ammonito, 13 per chi difende Bologna, 3 per chi attacca Romagna. 21 i minuti sul cronometro, 9 al termine di questo primo tempo. Folli per Tassinari, prova il tiro, grande parata di Rossi, ancora Michele ha chiuso la porta, che parata, riparte Bologna. Bonassi per Racalbuto, la veloce, la palla per Garau che con la mano sbagliata va a cercare il gol. Lui che è mancino ha provato la conclusione, di più non si poteva chiedere. Bravo Gianmaria Racalbuto a prendersi lo sfondamento, che approccia la gara di Racalbuto. Eh sì, devo dire, due azioni una dopo l'altra, devo dire perfette, mentalmente perfette, quindi ha studiato i tempi, ha studiato il momento, e devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Anche in questo caso una bella velocità di movimento con Racalbuto che la distribuisce. Bonassi, wow, che gol di Bonassi, un grandissimo gol. Terzo tempo, mano in aria, è andato in cielo ed ha messo il pallone nell'angolino. Che spettacolo Bologna, 14 per chi difende Bologna, 3 per chi attacca Romagna, ma è una partita ampiamente ormai indirizzata, più 11 con soltanto 3 reti concesse in 22 minuti di gioco. Circolazione di Rotaru, prova ad andare al tiro, Bocris, non c'è spazio, che difesa di Bologna, fa tutto Rotaru, para Rossi, ancora ci prova, ancora Rossi, pazzesco, doppia parata e poi invasione. Ma è straordinario Michele Rossi, oggi non si segna più. Ma io non lo so, avrà buttato la chiave, non lo so, io sta a porta, non ha la chiave, trovate questa chiave, anzi, visto che siamo qua, non troviamo la sta chiave, lasciamo così le cose.
Ma davvero fantastico questo primo tempo di Bologna. Rotaro ancora va ad allargare, Bocri si butta dentro, trova il gol, riesce a segnare, non benissimo in questo caso la difesa di Bologna, prima rete per Bocris, 14-4, resta comunque un parziale clamoroso di 10 reti di vantaggio ed è veramente un gran bel vedere, perché Bologna sta giocando con tranquillità. Time out per coach Beppe Tedesco, che ci vuol parlare su, ma sono applausi per la nostra squadra. Direi proprio di sì, non è che possiamo dire assolutamente nulla. Dall'altra parte mi sembra di vedere un Romagna che non riesce a trovare la strada. Chiaro, dall'altra parte c'è il Bologna che aumenta la velocità, e quando aumenta la velocità il Bologna non ce n'è più per nessuno, perché poi quando le cose vanno bene tirano altre cose che vanno bene, e alla fine sai, l'energia è positiva, quella che si muove. Devono cercare, adesso vogliamo fare un po' di diversa visione, cerchiamo di pensare che anche dall'altra parte, cioè Romagna, deve trovare una visione, deve trovare una strategia, altrimenti nel lato non riesce ad entrare, davanti trova una difesa molto forte e deve trovare qualche strada. Molto chiara Gianfranco la mimica di coach Domenico Tassinari, vuole le mani addosso ai giocatori del Bologna, che secondo il tecnico del Romagna ha avuto troppa libertà di fare tutto ciò che ha voluto fino a questo momento. 14 per chi attacca Bologna, 4 per chi difende Romagna, mancano 7 minuti esatti al termine della prima frazione di gioco. Bonassi, palla per Racalbuto, Gherardi, ancora Racalbuto, scambia con Bonassi, Gherardi, Bonassi prova il tiro, il palo va a negare il gol a Bonassi, guarda Santolero, va a recuperare il pallone, Tedesco mette dentro il gol, che giocata di Santolero, è andata a strappare il pallone dai portatori del Romagna e ha avuto la lucidità in poco equilibrio di servire Tedesco. Non tanto strappare la palla, che ci può stare, ma avere poi la lucidità di non tirare lui, perché non era in condizione di tirare, ma la dà a Matteo Tedesco che la mette dentro, queste sono belle cose. Ti do una notizia Gianfranco, mentre il Romagna impatta in difesa guadagnando 9 metri, solo Pedretti e Mula non sono a referto, tutti in gol. Bellissimo, queste sono soddisfazioni, tutti in gol, queste sono quelle cose che riempiono la vita, mamma mia, mamma mia. Para Rossi, tripla parata di Michele Rossi, non si può segnare oggi a Michele Rossi. Gherardi, bella palla per Racalbuto, bruttissimo fallo da parte dei giocatori del Romagna, viene invertita la chiamata, qui non era mai sfondo. Ma no, secondo me non era mai sfondo, era bruttina anche come approccio di difesa quello. Comunque, la palla torna a Romagna, sono in attacco in questo momento. No, io non sono per nulla convinto, il difensore Romagna era in movimento, Racalbuto non poteva far null'altro che centrarlo, ma non era probabilmente sfondamento. Bocris, la palla nell'angolo per Fabrizio Folli che non attacca, scala ancora su Chiarini, Rotaru cerca un varco, non c'è spazio, Racalbuto sta difendendo benissimo sull'ala, Chiarini, gioco da fermo praticamente, Romagna perde palla, Racalbuto non ci arriva per un attimo e poi va a difendere forte su Romagna, partitone di Gian Maria Racalbuto, si sta giocando alla stragrande la chance concessagli da coach Beppe Tedesco, perde palla il Romagna, il contropiede di Matteo Tedesco che si invola, va a prendere la traversa, ha provato la soluzione più complicata, la traversa di Tedesco, 15-4, prova Romagna a ripartire, 5 al termine, Chiarini, riconquista palla Tedesco, guarda qua Gianfranco, perde palla, anzi sbaglia il tiro, ma la va a riprendere. Queste sono belle cose, queste sono belle cose. Romagna in attacco in questo momento. Panetti per Chiarini. Rotaru va a minacciare Bonassi. Rotaru poi palla a Folli che rifiuta l'attacco, Fabrizio Folli. Chiarini, bravo Bonassi in difesa, la bella scalata. C'è il 2 minuti per Bonassi. Non deve protestare Bonassi, non ce n'è motivo. Non c'è motivo di arrabbiarsi. Chiamata probabilmente realmente un po' severa, ma insomma fondamentalmente si sta giocando alla stragrande, fuori Garau, dentro Argentin ad alzare il muro. Rotaru, Chiarini, Panetti, Rotaru va ad attaccare, ruba palla Gherardi, grande giocata, si poteva provare il lancio, preferisce Michele Rossi
ritardare la battuta. Gherardi, palla per Racalbuto, Argentin, Gherardi, ancora Racalbuto, scambio con Gherardi, la palla per Argentin che rischia di perdere il pallone, manca l'aggancio, può ripartire Romagna, Rotaru, palla per Chiarini, bella la scalata, tutto facile, perde il pallone il Romagna incredibilmente con Panetti e il Bologna in inferiorità numerica continua comunque a giocare la propria pallamano, rinuncia al pivot Beppe Tedesco in inferiorità numerica, dentro Cimatti per giocare, tutti fuori. Sì, ha messo un Cimatti sul lato in questo momento il mister del Bologna, che la dà Argentini in questo momento, Racalbuto la distribuisce, Racalbuto, Argentin, prova Argentina a metterla dentro, devo dire che quei due minuti ci stanno tutti, con un fallo su Argentin, si tocca un po' la schiena, niente di particolare, continua a giocare, numero 8 prende due minuti in questo momento, il numero 8 del Romagna. Ai, Gianfranco, brutta smorfia per Racalbuto che non ce la fa, entra Nepomula, ma questo potrebbe essere un problema perché si è fermato a livello muscolare Racalbuto, peccato, stava facendo un partitone. Gherardi per Argentina, ancora Gherardi, sembra avere poco grip Argentina, che palla di Gherardi, palla sopra la spalla e terzo gol di questa partita per Gherardi, grande giocata. Racalbuto è esteso in questo momento e sta facendo stretching. È un peccato davvero. Pronto a rientrare in campo anche Bonassi. 3 minuti al termine, 16 per chi difende Bologna, 4 per chi attacca, più 12 per Bologna. Bocris, circolazione del Romagna, Rotaru viene fermato da Santolero, sta facendo un partitone anche Santolero. È veramente giornata, Gianfranco. Rientra Bonassi, rischia di perdere palla a Romagna. In evidente stato confusionale Romagna, Gianfranco. Sì, assolutamente, mi spiace dirlo, ma io prima stavo dicendo devono trovare una strategia, ma vedo che non la stanno proprio trovando. C'è un po' di buio. Fermato Rotaru d'Argentin. 2-10 al termine del primo tempo. 16 Bologna, 4 per Imola. Folli. Bocris, la palla per la grande parata sul tiro di Golini di Rossi. Rossi ha veramente chiuso la porta. Se riesce a leggere i tiri, Michele Rossi para sempre. Fa una grande parata. Fuori Argentin, dentro Cimatti. Si gioca la partita con Gherardi e Bonassi esterni in cabina di regia Mula. Coach Beppe Tedesco in questi ultimi due minuti. Ma adesso lo diciamo, in un primo tempo dalla grande gestione, Bologna ha già utilizzato tutti i propri effettivi. Bravissimo Gherardi che scala per Cimatti, che va a centrare il portiere Sami, ma bravo Santolero a recuperare palla. Mula va a puntare l'uomo, Mula scarica per Bonassi, grande difesa di Romagna in questo momento. Gherardi rischia di perdere il pallone su Chiarini, una disattenzione, poi Mula prova a fare tutto da solo, scarica per Bonassi, palla sotto all'incrocio, Bonassi mette dentro un gran gol, 17-4, e questo è il massimo parziale che Bologna abbia mai preso in questo campionato. Io mi fido mi fido, 17-4 in questo momento, dall'esterno una bordata di Bonassi come quella, insomma sono quelle che quando entrano fanno male, quando piegano le mani, piegano le mazzette come si dice. Vediamo un attimino, la palla continua a girare davanti alla palla, alla porta del Bologna. 30 al termine, Rossi viene bucato da Bocris che sembra avere solo lui le carte in regola per battere l'estremo difensore del Bologna. Mancata la parata da parte di Rossi, viene preso anche un po' in giro dalla panchina, ma è ovviamente un clima reso sereno dalla vastità del vantaggio. 17 per chi attacca Bologna, 5 per il Romagna. Gherardi, la palla per Mula, va gestito questo possesso, perde palla Gherardi, peccato, poteva avere l'ultima palla del match Cimatti, la va a riconquistare, sfortunato il Bologna. Santolero recupera, vediamo se c'è spazio per ripartire con Tedesco, Matteo Tedesco per Cimatti, la palla in verticale, rete! Segna anche sul 30esimo la rete di Cimatti, 18 per Bologna, 5 per il Romagna. Possiamo dirlo, Gianfranco, sta andando tutto bene, è davvero tutto per il primo tempo. Dal palazzetto di Castenaso, Bologna ha già indirizzato la gara, 18 per Bologna, 5 per il Romagna, a risentirci per il secondo tempo.
Eccoci tornati amici sportivi di Radio Handball Italia e TRC qui al palazzetto di Castenaso. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 18-5 per la formazione capolista, il Bologna su Romagna. Ben ritrovati da Enrico Bonzanini e da Gianfranco Santolero. Gianfranco, ti coinvolgo subito, non potevamo oggettivamente immaginare un avvio di gara così forte da parte della capolista, ma anche un po' rinunciatario da parte degli ospiti. Gherardi intanto muove per Bosniak, Bonassi, subito il gioco tra i due, Bonassi trova la parata di Sami, non angola, Bonassi prova a ripartire subito in Romagna. Rotaru, dicevamo Giancarlo, un avvio veramente impreventivabile da parte di Bologna, che è andata a prendersi un vantaggio che difficilmente gli ospiti riusciranno a colmare. Assolutamente, cioè, ci dispiace questo perché sicuramente non cadrà l'interesse, per questo sicuramente non accadrà, però devo dire io non mi aspettavo, io perlomeno non mi aspettavo una situazione del genere, una differenza così ampia. Certo, come dicevamo prima, bisogna che in Romagna trovi una strategia, un qualcosa per far muovere un attimo la situazione, altrimenti devo dire è imbarazzante, cioè crea sicuramente, ecco, c'è una discesa molto forte del Romagna che infligge un gol adesso al Leban. La palla è stata persa durante l'attacco del Bologna verso la rete del Romagna, e una discesa rapida ha portato al gol che porta quindi a 18-7 la situazione attuale dell'inizio del secondo tempo. La palla in questo momento è Bonassi che la sta distribuendo a destra, a sinistra, la fa muovere con ancora Bonassi per Matteo Tedesco che la perde in posizione di pivot, torna la palla in mano a Romagna, discesa verso l'ala. L'ala prova ad entrare, non entra, la palla torna al Bologna. Eh sì, Bologna che ha vissuto un brutto momento ma continua a non giocare in maniera precisa la palla a mano. Giavrai, che io non riesco a capire, c'è nervosismo adesso, perché? Ma, guarda, questa è una cosa che l'ho notata anch'io qualche secondo fa. E io certe volte non lo so, non... Le cose vanno bene e poi c'è qualche così piccolo momento così di tensione. Io sarei molto calmo, hanno 11 gol di differenza, 11 reti che fanno un po' la differenza. Basterebbe solamente stare calmi, cercare di gestire le loro discese, quindi niente, studiare un po' la cosa, niente di particolare. Sicuramente si rimetterà a posto. Forse il fatto di essere stati fermi qualche minuto, ecco, vedi, queste sono quelle cose, per esempio questa palla passata a Bosniak che la perde e niente, torna all'attacco in Romagna. Sì, è un brutto avvio, conquista palla Matteo Tedesco, adesso c'è da giocare con tranquillità questo possesso perché non sta veramente succedendo nulla. Bologna continua a mantenere, time out da parte di Beppe Tedesco che non ha gradito l'approccio di questi primi 4 minuti, 18-7, parziale di 2-0 da parte della Romagna che sta provando a reagire. Io non conosco in maniera approfondita Tassinari, ma devo dire che probabilmente negli spogliatoi non è stato tenero. No, sembrava tremassero i muri, ci dicono, però è anche giusto, voglio dire, un uomo come Tassinari, della sua esperienza, e devo dire la verità, è sempre stato un beniamino, anche se un rivale per i bolognesi, però devo dire lo si temeva perché era anche molto bravo. Ora chiaramente il primo tempo che ha visto, beh, io non credo che è contento di quello che ha visto, questo non lo conosco neanch'io così bene, ma non sono sicuro mai di una cosa positiva e di una parola positiva. Probabilmente li ha strigliati a dovere e vediamo un attimino anche una reazione c'è stata. Dato le giocate e soprattutto i risultati agli altri campi, Molteno sta perdendo in casa 29-22 col Pressano, invece l'Oriago sta vincendo 9-4 a Tavernelle, pronta reazione dopo la sconfitta interna con Carpi. In caso di vittoria Oriago si riporterebbe a ridosso del secondo posto sul Cologne. Savini, Argentina, la palla è per Bosniak, vediamo se prova a far tutto da solo, no, bravissimi ragazzi di coach Tedesco, ma
l'ala Matteo Tedesco va a trovare le mani di Sami, sembra blindata la porta per l'United in questo inizio di tempo, invece Romagna sembra giocare ad un altro ritmo. Che bravo Luca Argentin, riconquista palla, spazio al contropiede con Bosnia che perde il pallone e adesso manca la testa Gianfranco. Beh, allora palla persa malamente devo dire, e chiaramente palla persa malamente, dall'altra parte ne approfitta il Romagna che segna l'ottavo gol. Siamo sempre più 10 in questo momento, però il coach tedesco questa volta è lui che si sta un po' innervosendo, perché l'ho visto reagire un po' così a questa perdita di pallone. Pedretti, la palla per l'Argentin, Bosniak, vediamo se prova la penetrazione, prende il palo, è sfortunata anche Bologna, poi Rotaru probabilmente rischia di perdere il pallone, la porta adesso è chiusa per Bologna, bisogna lavorare su una bella difesa per poi provare ad andare dall'altra parte con una lucidità maggiore. Chiarini, la palla per Rotaru prova il tiro, c'è la deviazione da parte della difesa, c'è il tiro d'angolo per il Romagna, entra in campo anche Bosi in pivot, una bella difesa adesso serve per Bologna. Bucris, la palla per Chiarini, Rotaru va nell'uno contro uno, Savini chiude, Bocris, la buona difesa da parte di Bosniak, viene chiamato il 7 metri, ma insomma anche qui insomma, poteva starci come no. Era una spalla, va bene, poteva, come dicevi tu, poteva starci o meno, c'è un cambio di portiere, torna Rossi, era entrato Leban all'inizio del secondo tempo, Rossi gli fa da cambio in questo momento, davanti a lui c'è Rotaru, vediamo Rotaru e la mette dentro, Rotaru la mette nella parte bassa sinistra, e adesso accorcia perché il parziale è di 4-0 per il Romagna. È un secondo tempo iniziato con qualche difficoltà da parte del Bologna che ha completamente calato la serranda, è calata l'intensità forse anche in virtù del larghissimo vantaggio. Argentin, Savini, la palla per Bosniak va a cogliere ancora il palo, Tedesco raccoglie la respinta e mette dentro, si sblocca la porta per il Bologna, dentro Matteo Tedesco, sfortunato anche coi pali, ne ha preso uno Bonassi, due Bosniak. Sì, infatti spero davvero che non continui così, però ecco, un inizio di secondo tempo messo così, poi sai, noi commentatori dobbiamo essere tranquilli, non possiamo certo dire che le cose, ecco Bosniak verso la porta su Tedesco, gliela passa e la mette dentro, risblocchiamo un attimo la situazione cambiando il primo numero, quindi arrivando a 20-9 in questo momento per il Bologna. Bravissimo Pedretti a riconquistare questo pallone e a lanciare in contropiede aperto Bosniak che, vistosi chiuso, ha scalato su Matteo Tedesco. Terzo gol per Matteo Tedesco in questa partita. Chiarini, palla per Rotaru. Rotaru prova ad allungare la corsa di Panetti. Palla quasi persa da parte Romagna, ma Rotaru va a mettere dentro un gran gol. Terzo gol in questa partita per Rotaru. Bologna continua a incassare reti. Argentin vuol far tutto da solo, viene messo giù, brutta botta questa per l'Argentina che si rialza immediatamente, 20 per chi attacca Bologna, 10 per il Romagna che prova a difendere. Bosniak, ottavo della ripresa, i gol che il Romagna ha fatto in un tempo nella ripresa li ha segnati in 6 minuti. Pedretti, Argentina, la palla per Savini, l'uno contro uno, bravo Savini per Pedretti, finalmente stiamo riammirando il Bologna che conosciamo. Beh sì, quella che conosciamo è esattamente questa, la cosa che a noi piace, questi passaggi veloci, queste chiarezze di passaggi e soprattutto intese che si fanno anche con gli occhi, non si guarda nemmeno, cioè guarda, è una roba bellissima, questa è la cosa che a noi piace vedere. Rotaru passa sull'ala, viene intercettata dal capitano del Bologna che la dà a Savini, Bosniak, cerca la penetrazione, Argentin viene fermato, 9 metri in questo momento per il Bologna su Bosniak che la dà a Savini, Bosniak, Argentin, Bosniak, Savini, Bosniak, Argentini, Savini prova a entrare, Savini, e la mette dentro Savini portando il suo bottino.
a 4, mi pare. Terzo gol di Savini in questa partita. Sto vedendo un po' di nervosismo, Gianfranco, da parte anche di Luca Argentin, che probabilmente sente il fatto di non aver ancora smosso la rete. È un giocatore ovviamente come tutti che vive per il gol e oltre che dare un apporto difensivo importante. Beh, sicuramente la parte difensiva per lui è fondamentale, questo sì, però vuole far muovere quella rete, questo l'ha sempre detto, adesso ci deve solo provare, vedrà che ci riesce. Non è assolutamente, è in ritardo di qualche minuto, ma non credo che questo possa creare problemi. Ripetiamo, 22-11 in questo momento qui a Castenaso, dove il Bologna sta ospitando il Romagna. Un primo tempo super veloce per il Bologna, in questo momento un inizio del secondo tempo invece un po' diverso, con il Romagna che ha trovato qualche possibilità in più. Rotaru la passa al pivot, è il numero 17 del Romagna, non molto preso in considerazione dalla difesa, lo fa entrare dentro, è Colini, numero 17, e porta a 12 il bottino del Romagna qui a Bologna. 22-12 in questo momento. Bosniak, Savini, Bosniak, Argentin, Bosniak, Savini, prova a entrare Savini, gliela para, la palla torna alla difesa del Romagna, Romagna scende veloce con Tassinari, prova ad entrare, Tassinari di nuovo, Bosniak lo ferma. Decimo minuto di gioco che scocca, 22 per Bologna, 12 Romagna, forse un po' di sensazione di ferie natalizie è passata nel Bologna. Sì, diciamo che forse non hanno parlato o a un panettone o a un o qualcos'altro, non lo so, adesso sono tornati a giocare. Brutta palla persa per il Romagna, può ripartire Bologna, c'è spazio, lancio per Tedesco che prova una giocata mostruosa. Qui Bosniak ha velocizzato troppo l'azione, poteva starci il lancio dentro, dentro Cimatti per Tedesco con Garau che torna sulla mano preferita. Ha provato a velocizzare forse troppo il gioco Bosniak, che viene chiamato in difesa a giocare ultimo. Savini, 22 per chi attacca, 12 per chi difende. Bologna in vantaggio di 10. Argentin, buona circolazione adesso da parte del Bologna. Argentina ancora per Bosniak, brutta palla di Argentin, scarico su Savini che trova la maniera di andare al tiro, forse il fischio doveva arrivare un attimo prima. Altra palla persa per Bologna con Tassinari che rischia di perdere il pallone, scarica su Bokris, Rotaru per Tassinari, molto veloce la circolazione a Romagna, Tassinari là, va alla conclusione a Rotaru, para Leban, scalda le mani Alessandro Leban, può ripartire il Bologna con grande velocità, tanta fretta adesso per Bologna anche di riprendere il margine. Bella palla di Bosniak per Garau che fa un gol clamoroso, sta in aria veramente 5 minuti e poi scarica, si torna sul più 11, si torna da dove avevamo lasciato. Grande Garau, grande, è rimasto fermo un attimo nella parte alta, ha preso un caffè e poi ha tirato la palla. Questo è il ragazzo, è interessante quando arriva lì su e decide dove deve tirare la palla, questa è la cosa che colpisce molto. Attacco del Romagna, viene persa la palla. Palla persa, può ripartire il Bologna con Argentin che velocizza, Bosniak prova ad attaccare, poi gran palla qui per Garau, è messa male la difesa del Romagna, Garau va a mettere dentro, secondo gol consecutivo, bella intesa fra Bosniak e Garau, più 12, diciamo che ci eravamo sbagliati. Sì, forse, infatti ecco perché dico che bisogna stare attenti a parlare, perché questi qua poi si risvegliano di colpo, smettono di pensare al panettone e tornano poi a giocare, quindi bisogna stare calmini e tranquilli, vederci queste partite e rendersi conto che è veramente tanta energia in movimento. Romagna in attacco in questo momento, prova a penetrare, la palla viene persa. 9 metri per il Romagna, già battuto con Chiarini che muove su Tassinari, Bokris, ancora Tassinari per Bokris, sta facendo una buona partita il numero 24 del Romagna, Tassinari uno contro uno, la classica finta, poi col mancino va a cercare il suggerimento. 24 per chi difende Bologna, 12
per chi difende, per chi, scusate, 24 per il Bologna che difende, 12 per il Romagna che attacca. Prova Tassinari, gran parata qui di Leban, poi l'invasione da parte di Tassinari. Si può giocare adesso a difesa schierata. Argentina, scarico su Savini, non precisissimo, bella palla di Savini che vuole provare a far trovare il gol ad Argentina. Savini ci vuole pensar su. Argentina, Savini, scambiano i due, reiterato lo scambio, coinvolto anche Bosniak. Bosniak va a tagliare in doppio pivot, la palla per Argentina, eccolo Argentin, la parata da parte di Sami, ha le polveri bagnate Luca Argentin, deve provare a sbloccarsi. Tassinari corre palleggiando tutto il campo, questo non va concesso mai, questa è una bruttissima difesa. Tassinari fa tutto il campo e poi va a scoccare solo davanti a Leban, così non dobbiamo difendere, Gianfranco. No, beh, insomma, questa è proprio scappata, nel senso che Tassinari non credeva forse neanche lui ai suoi occhi, non ha trovato nessuno davanti a sé né nella prima parte né nella seconda parte, quindi ha penetrato e quello che doveva fare. Bozak sulla palla, Argentin viene fermato in questo momento nel suo movimento di attacco. Bosniak, Savini, parlottano, la danno Bosniak, Pedretti, Argentina fuori, e la smossa la rete, entra. Braccio per aria e palla nel sacco, se n'è andato abbastanza rapidamente anche il primo quarto, la prima metà della ripresa. Il punteggio vede Bologna sul più 12, 25-13, è un punteggio molto rotondo, è un punteggio che ovviamente va a premiare Bologna, che tuttavia nel parziale è sotto di una rete. Chiarini, buona difesa per Pedretti. Chiarini per Tassinari, ancora Golini ancora. Prova l'uno contro uno, c'è la difesa profonda di Bologna, il passi, vediamo se c'è spazio per Cimatti, no, si chiude la difesa di Romagna. Argentin prova a far tutto da solo, Argentin va a segnare un gran gol, mette il turbo Luca Argentin e lo avevamo abbastanza pronosticato, una volta sbloccato Argentin lo fermi. No, infatti ne aveva così tanta voglia di segnare che quando comincia a segnare giustamente cerca di andare avanti. Un momento bello, allegro per lui, allegro o allegra, ok, l'abbiamo detto. Tassinari va a puntare Savini, poi Folli, uno contro uno, Chiarini la finta, va a cercare ancora Tassinari, uno contro uno, Tassinari va a puntare, scarica su Fabrizio Folli, finta il tiro con il mancino in contromano, arma Chiarini va a segnare, male ancora la difesa, Chiarini va a mettere dentro il suo terzo gol, 26-14, e Leban si sta innervosendo perché non riesce a parare con la stessa fluidità di Michele Rossi. Bosniak, palla per Argentin, 9 gol subiti da Bologna in 16 minuti, 5 in 30 nel primo tempo. Savini, palla per Bosniak, fa tutto Savini, mamma mia, addirittura cambia mano in volo, quarto gol per Giacomo Savini. 27-14, adesso comincia a diventare tutto un po' più facile. Pronto ad entrare probabilmente anche Mula e Santolero sono pronti ad entrare, anzi è già entrato Mula, si è alzato anche Santolero, vedremo se sarà tempo anche per lui. La palla per nei 6 metri per dal fiume che sbaglia il tiro, 27-14 più 13 Bologna che torna sul massimo vantaggio. Chiarini, 18 minuti della ripresa, 27 Bologna, 14 Romagna. Folli murato da Savini, Leban, c'è spazio per il rilancio, Garau arriva a prendere questo pallone, prende la traversa, questa è una stupidaggine da parte di Garau. Beh, questa se la poteva risparmiare, però vabbè. Doveva cercare di finirla in un altro modo come cosa, bisogna lasciarle perdere queste cose così. Questa invece era anche qua una palla, insomma, sinceramente forse doveva finire in un altro modo quella palla. 27-15 in questo momento. Bologna è tornata a spegnere la spina, il grande vantaggio ha spento
i giocatori di coach Beppe Tedesco, perché l'Eban qui poteva fare certamente di più, ma la difesa si è totalmente fermata. 10 reti già prese nella ripresa da Bologna. Savini va dentro da solo, prende il palo, anche un pizzico di sfortuna per Bologna in questa ripresa. Tassinari per Chiarini, prova a ripartire con una seconda fase veloce, è al limite del passi la giocata di Chiarini. Tassinari, uno contro uno su Argentin, palla in ala, difficilissima, la controlla in qualche modo dal fiume. Chiarini va a scoccare ben al di sopra della traversa. 27-15. Fuori Pedretti, dentro Santolero, cambia nuovamente i pivot e fa bene, perché fa giocare sostanzialmente 30 minuti a testa partita, avendo fatto giocare 15-15 nel primo tempo, e adesso forse paga qualche minuto Santolero, ma bisogna ricordare che il ragazzo gioca anche in Under 21 e quindi sono tanti gli impegni per i ragazzi che si dividono fra prima squadra e Under 21. Argentin per Savini, tutto da solo, bella la scalata per Mula, poi c'è l'errore, fischiato il 9 metri su Savini, protesta Tassinari con l'arbitro, non lo degna neanche di uno sguardo. Mula, Savini, Mula minaccia il tiro, poi scarica su Argentin, ancora Savini, Savini fa tutto da solo, scarica su Argentin che trova l'angolo, grande giocata qui di Argentin, terzo gol per lui, e adesso Gianfranco bisogna trovare la maniera di far segnare Nepomula. Beh sì, date per favore l'opportunità, almeno sullo statino riusciamo a mettere di tutto, e quindi anche Nepo riuscirà ad avere questa bella tacchettina di fianco. Ma sa Enrico, siamo subissati anche via Facebook da una marea di persone che si stanno complimentando con il Bologna e con questa grossa differenza, quindi li ringraziamo per questa grossa attenzione, in particolare Rebecca ed Allegra. Rebecca ed Allegra che hanno subissato con 12 messaggi di complimenti per il Bologna. Garau a commettere un'ingenuità, perché va a sollevare da terra Andalò, e anche questa francamente è una chiamata, forse un filo fiscale, ma poteva anche limitarsi visto che il fallo era già arrivato. L'inferiorità numerica Bologna per i prossimi due minuti, 28 per chi difende Bologna, 15 per chi attacca Romagna. Tassinari, scarico per Folli, Folli cambia, bravissimo Nepomula che va a prendersi questo pallone. Riparte il Romagna, Folli, palla per Tassinari. Chiarini, lo scarico ancora per Fabrizio Tassinari, che probabilmente proverà ad attaccare. Folli, grande rincorsa, manca la porta Fabrizio Folli. 43 anni Fabrizio Folli, probabilmente il giocatore più maturo della Serie A. Fuori Santolero, dentro Gherardi, per giocare in parità numerica almeno sugli esterni. Senza pivot, ovviamente Bologna, data l'inferiorità numerica. Mula, la palla per Gherardi. Savini, prova Gherardi, bella palla questa per Cimatti, che può anche prendere la rincorsa, gran gol da parte di Cimatti, quinto gol di Cimatti, che partita di Cimatti, e sarà contento Giulio Nardo che in tribuna sta ammirando le gesta di quello che gerarchicamente sarebbe il suo secondo e che adesso si sta giocando molto bene questa chance. È vero, deve essere contento anche lui in questo momento, la loro fascia è una fascia che dà tanta soddisfazione e sicuramente ne darà anche altra, speriamo nel ritorno quando è il prima possibile proprio del nostro giocatore. E Mula ci sta dando tanto in questo momento in difesa, la palla sull'ala, va a segnare, se non ho visto male, Andalò con la maglia numero 9, così è Andalò a mettere dentro il suo secondo gol di questa partita. 29 Bologna, 16 il Romagna, pronto a rientrare anche Sebastiano Garau. Mula, la palla per Gherardi, doppio pivot per Bologna che ritrova la parità numerica. Savini per Gherardi, Mula va a puntare, Mula scarica su Gherardi, bella palla questa dentro per Argentin che va a subire il fallo da Rotaru, che ha giocato meno probabilmente di quanto ci aspettavamo. 7 al termine, 29 per chi attacca Bologna, 16 per chi difende il Romagna.
Argentin manca la porta, ma c'è la deviazione di un giocatore del Romagna e dal Fiume ad aver deviato Argentin. Il tiro di Argentin che coglie la traversa, sfortunato un po' Bologna in questo secondo tempo, ma va detto che insomma abbiamo tirato anche abbastanza male nella ripresa, 18 reti segnate nel primo tempo, 11 in questo secondo, mancano 7 al termine, è volata via la partita. Bellissima, devo dire la verità, veramente bellissima. E faccio anche dei ringraziamenti, noi come radio abbiamo un sistema che ci dà gli ingressi e le uscite ogni 10 minuti, devo dire è una bellezza anche da questo punto di vista, quindi ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta. Salutiamo anche Maddalena che è una delle persone che ci sta mandando messaggini. Bravo Nepomula che va a scalare per Garau. Garau mette dentro la sua quinta rete di questa partita, pronto a rientrare anche Santolero. 30 per chi difende Bologna, 16 per chi attacca, siamo vicini al doppiaggio Gianfranco. Sono quelle situazioni che, devo dire la verità, danno solamente tanta tanta soddisfazione. Beh, potranno fare un Natale di quelli proprio, proprio bellissimi, chissà quante volte lo ripeteranno questi ragazzi. Palla che si muove, persa di Rotaru, c'è spazio anche per la ripartenza, vediamo se riuscirà a rientrare in campo anche Racalbuto che si era fatto male nel primo tempo. Argentin, la palla per Mula prova a scalare su Cimatti trova la parata da parte di Sami che mette a segno un signor intervento, prova a ripartire con velocità il Romagna. Rotaru, la palla per Chiarini, sbaglia ancora Rotaru, c'è il fischio dei 9 metri che va a salvare il Romagna, il possesso è l'uscita da parte di Rotaru, entrando là nervosissimo Rotaru, prova la penetrazione Chiarini, mette dentro Chiarini il suo gol numero 4, quarto gol della sua partita per Chiarini, 30-17. Non ho capito la chiamata, ci sono stati i cambi, uscito Gherardi, è entrato Bonassi nella Bologna, ma manca probabilmente un effettivo, a meno che, anzi no, è Argentin che va a giocare sulla posizione, no, c'è un 2 minuti per Gherardi che non abbiamo visto noi, 2 minuti per Gherardi, forse per proteste. Bonassi per Mula deve provare ad attaccare, scarica su Cimatti, ancora Mula, la palla per Bonassi, lo vanno a cercare compagni di squadra, ancora Argentin per Bonassi, Mula tira e trova la parata di Sami, grande intervento da parte di Sami. Bologna con l'uomo in meno deve resistere all'attacco del Romagna. Tassinari, la palla nell'angolo, la grande parata di Leban che va a dire di no, chiude la porta. Ultimi 4 minuti di questa partita e possiamo ormai dirlo Gianfranco, Bologna mette in casa 2 punti fondamentali e complice la sosta di Cologne, vola a più 5 sulle seconde. Lo possiamo dire, sì, ormai i minuti ci sono, beh sì, possiamo proprio dire questo, vista la situazione, un bel più 5 prima di andare a fare il Santo Natale, devo dire la verità, è una bella soddisfazione, è una bella, ma la cosa che ci dà soddisfazione e che dovrebbe dare soddisfazione a tutti è che questo modo di giocare, questo modo di interpretare le partite dà una grande soddisfazione a loro perché giocano e si divertono, ma anche danno una grande soddisfazione a noi che siamo qui, che commentiamo, che guardiamo, che cerchiamo di farvela conoscere attraverso la radio, attraverso la televisione, questo sport che è la pallamano. Questa è la cosa più importante per noi. E quando vedi una pallamano del genere non puoi far altro che esserne contento e poterne essere parte appena possibile. Quindi questo è quello che ci piace di più rimarcare. Quindi che sia il Romagna, che sia il Bologna, l'importante è che sia pallamano, che sia bella pallamano, movimentata e cercando di prenderci un po' in Europa, non ora per adesso per l'amor di Dio, ma prenderci una posizione un pochettino un po' più su, ecco, di quella che noi oggi possiamo avere. Quindi
ben vengano tutte le attività che sento si stanno facendo e nelle quali chiaramente vengono coinvolte molte squadre, si riesce ad andare avanti. Abbiamo lasciato un attimo la palla a mano giocata con il Romagna che cerca di fare una sua azione penetrante, ma non vi riesce né Pomula né Pomula. Bonassi da fuori, dottor Gherardi, Bonassi, Mula, dai Mula, Bonassi da fuori, Gherardi ci prova e la prende Romagna. Il Romagna scende veloce con il giovane Tassinari che prova ad entrare dentro dal pivot, manca la porta. Non ho capito perché Fabrizio Tassinari non abbia tirato. Ultimi due minuti di partita, rallenta il gioco Fabrizio Tassinari, 31-18, il vantaggio è sempre di 13, si è cristallizzato rispetto alla prima frazione di gioco, ma chiaramente Romagna ha trovato ben 13 reti nella ripresa, mentre soltanto 5 ne aveva segnate nel primo tempo, Bologna invece 18 nel primo tempo, 13 nella ripresa. Tassinari va a parare ancora Leban. La palla è del portiere di Bologna che può far ripartire ancora Mula. Mula per Gherardi, si corre da una parte all'altra. Gherardi perde un brutto pallone, ma poi lo riconquista Santolero. Scambio di gentilezze si potrebbe. Se la sono scambiata. Scambio di gentilezze tra i giocatori del Bologna e del Romagna. Garau per Bonassi, devono trovare la maniera di far segnare Nepomula. Vogliamo un tabellino completo. Gherardi, la palla per Mula. Mula, vediamo se c'è spazio, trova la parata da parte di Sami, non arriva il fischio dell'arbitro, la squadra ci sta provando. Ultimo giro di lancette, 31 per chi difende Bologna, 18 per chi attacca Romagna. Tassinari, uno contro uno, addirittura prova la volante, ma insomma Bologna è specialista in questa tattica, in questa tipologia di giocata e quindi non la concede. Ancora possesso per Romagna, 31-18, Tassinari. La palla per Andalò, ancora Andalò, prova l'uno contro uno, lo scarico per Bocris. Bocris fermato da Santolero, va a tirare Bocris, la parata di Leban, la palla lunga per Cimatti che la controlla con qualche difficoltà e va a mettere in porta, ma c'è la parata di Sami, l'errore, era già per terra Sami e qui Cimatti ha sbagliato. Tassinari, a scalata della Romagna che arriva alla conclusione, para Leban, 30 secondi al termine, chiudiamo con la palla in mano. Bonassi, bisogna far segnare Mula, Mula uno contro uno, vuole il tiro, lo dà a Santolero, lo scarico per Gherardi, a sua volta per Cimatti, finisce col gol, è una squadra vera, volevamo il gol di Mula ma Mula ha voluto far segnare la squadra, 32-18, siamo veramente alla fine, 7 secondi al termine. Gianfranco, complimenti a tutti e buon Natale. Ma davvero davvero complimenti a tutti, grazie per quello che ci state facendo vivere, grazie quindi a voi, anche agli ascoltatori che ci hanno seguito in diretta, grazie a quelli che ci vedranno in televisione, quando? Domenica alle 20:30 o 22, è da definire, probabilmente più 22 su TRC Sport, grande spettacolo a Castenaso. Bologna chiude il girone, l'anno solare 2017 in vetta alla classifica e credo, se questo sarà l'andazzo, che difficilmente sarà facile togliercela. Bene, allora possiamo far altro che salutarvi, ringraziarvi e augurarvi naturalmente un buonissimo Natale a tutti voi, dallo staff tecnico, dal nostro amico Soviero che ci assiste per quelle che sono le riprese televisive, alla regia sia quella di Bologna che quella di Parigi, grazie a tutti voi, una buona serata e un buon ascolto in questo momento su Radio Handball Italia e per il resto su in televisione, grazie, alla prossima.